The Wife è un film che mi ha lasciato a bocca aperta e mi ha stupito quasi altrettanto vederlo definito una tragicommedia. Nel senso che, non so, sarò io, però di comico non ci ho visto tantissimo. Non ho letto il libro da cui è tratto, ma ho letto del libro e pare che anche quello sia una specie di satira dark comedy. È il film completamente di Glenn Close. È sempre stata capace, secondo me, di dare complessità ai suoi personaggi, ma forse nessuna storia prima di questa aveva veramente sfruttato i suoi occhi caleidoscopio e la capacità che ha di esprimere due cose con uno sguardo solo, con un micro gesto del viso, con una micro espressione. Mi ha ricordato anche 45 Years, anche lui era un film che avevo visto per gli Oscar, e anche lì, come qui, secondo me, si parlava degli improvvisi cambiamenti di potere in una lunga relazione, in un lungo matrimonio, specialmente quando le azioni di uno o entrambi i coniugi ne scuotono le fondamenta. Te lo dico subito, Glenn Close ha avuto ad oggi 6 nomination agli Oscar e secondo me sto giro bisogna che se lo porti a casa. Perché qui, secondo me, guarda, al di là del valore intrinseco del film, lei è di una bravura allucinante. Purtroppo, questo è uno di quei video in cui dovrò andare in spoiler, perché ci sono gigantesche rivelazioni alla base di The Wife che ti rovinano completamente The Wife. Quindi, se non l'hai visto, guarda, per non rischiare, io non guarderei neanche questo video. Vabbè, forse proprio i primi momenti in cui ti racconto l'inizio e l'impianto, ma niente più di così. Come al solito, non lasciare che le mie valanghe vocali ti rovinino un film. La performance di Glenn Close è veramente di un altro livello. Ed è di un altro livello in modo molto sottile e imploso, è come un fiume di lava che scorre appena sotto la superficie del pianeta. Il suo è il ruolo di una donna che sta nell'ombra, che è messa da parte. Le ragioni e le implicazioni di questa posizione sono il centro di tutto il film e il film spiega se stesso con questo accumularsi di dettagli che è quello che fa veramente un rapporto, no? Tutti i piccoli singoli momenti che si costruiscono insieme in un gigantesco mosaico. L'ho sentita descritta come un gathering storm, cioè un temporale che si prepara. Gran definizione, secondo me funziona, non si riesce a toglierle gli occhi di dosso. Ok, allora entrando un pochino più nel merito, Glenn Close interpreta Joan Castleman, che è la moglie, the wife, di Jonathan Pryce, che interpreta Joe Castleman, uno scrittore con una quantità di lavoro alle spalle e un pedigree così nobile che stiamo passando con loro una notte molto tesa. Nonostante Joan riesca a dormire, Joe no, e con la sua nervosa anticipazione cerca del sesso con la moglie nella speranza di stancarsi abbastanza per dormire. I due effettivamente si addormentano e alle prime luci dell'alba finalmente il telefono suona. Joe ha vinto il Nobel per la letteratura. Prima di rispondere, o meglio, prima di sentire quello che si aspetta di sentire, chiede di avere un attimo di pazienza a chi è dall'altra parte del filo perché sua moglie possa prendere su un altro dei telefoni e sentire la conversazione insieme a lui. Sembra un gesto molto dolce, no? Un momento di condivisione. Joan va in un'altra stanza prendere il telefono e così sente la dichiarazione. Sul viso le passa di tutto, nel silenzio assoluto, ti ripeto. È orgogliosa, però è stupefatta, però è perplessa, però è piena di rimorsi e forse è inorridita anche. Ti ripeto, c'è di tutto dentro questo sguardo e in realtà forse c'è veramente tutto dentro questo sguardo, ma è solo a una seconda visione che questo ti sarà chiaro, ovviamente. Quando torna di là insieme a Joe, i due si mettono come ragazzini a saltare sul letto. E lui canticchia, ho vinto il Nobel, ho vinto il Nobel. Anche questo sembra un momento molto carino, però c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nel modo che ha Joan di comportarsi che sembra un urlo dentro un cuscino. E secondo me in quel momento tu cominci a pensare, ok, Joan con ogni probabilità ha sacrificato molto in nome della carriera di Joe. E non è che adesso sia, come dire, invidiosa, però comunque è un momento complesso, pieno di livelli e sfaccettature. E a questo punto io ti chiedo di non sottovalutare questo film, perché è un film molto intelligente e che secondo me evita di entrare nel cliché e nel melodramma. Naturalmente parte tutto il giro di congratulazioni, la casa viene riempita di gente che vuol fare i complimenti a Joe. E nel mosaico del lungo rapporto, no, di questa coppia che è stata insieme per decenni, arrivano anche degli elementi di quello che è il loro presente e il loro futuro. Una dei loro figli è incinta e sta aspettando il loro primo nipotino, c'è un altro figlio che è interpretato da Max Irons che a sua volta vorrebbe fare lo scrittore e che ha sottoposto al padre una storia breve nella speranza che il padre gliene desse un giudizio, chiaramente si spera positivo, però il più obiettivo possibile. D'altronde chi meglio del vincitore di un Nobel può dirti la sua su una cosa che hai scritto? Ma naturalmente Joe non ha tempo, che è immediatamente
sicuramente un indizio, perché dopo tutto la vera grandezza è far diventare grandi anche gli altri, non farli sentire più piccoli. È tutto un po' pieno di sé, è un narciso. Nella linea del presente questa cosa non la vedi succedere subito, ma emerge soprattutto quando la storia comincia a disfarsi nei suoi elementi compositivi, e allora si va indietro nel tempo a vedere Joe e Joanna da giovani, che sono interpretati da Harry Lloyd e da Annie Stark, che è la figlia di Glenn Close, cosa che io all'inizio non sapevo, e all'inizio dei flashbacks mi ero detta: cavolo, a parte che questa è bravissima e poi somiglia veramente a Glenn Close. Ho sentito un'intervista, non mi ricordo più, forse da Seth o da Colbert, non mi ricordo, dove Glenn Close racconta che aveva sentito che il casting per la sé giovane stava avendo qualche difficoltà, insomma, a trovare la persona giusta, e quindi ci ha messo un po' a raggranellare il coraggio per andare dal regista a dire: senti, mia figlia fa l'attrice. Caspita, meno male, perché veramente io l'ho trovata, se non ai livelli della madre, siamo su quella corsia lì. Quando i due erano giovani, sono gli anni 50-60, Joan è una promettente studentessa al college e Joe è un insegnante molto, molto flirtatious, flirta con chiunque, è già pieno di sé, è estremamente egocentrico, ha un modo di parlare, dello scrivere, solo usando pronomi maschili anche quando tutta la classe sia femminile. Joan esibisce da subito un grande talento, quello che viene definito il tocco dorato. Joe è già sposato con un figlio piccolo, Joan fa da babysitter, è evidente da questi piccoli dettagli che la storia extraconiugale per Joe è già nelle carte. E infatti prontamente questa cosa succede, Joe lascia la prima moglie per sposare Joan. E vedi un flash, vedi un momento della comunione artistica dei due, che però non comincia sotto le migliori stelle. Soprattutto perché c'è una cosa con cui Joanna deve fare i conti. A dirglielo, interpretata da Elizabeth McGovern, che è stupenda, è una scrittrice che si chiama Elaine Mosel, la quale durante una serata le rivela la sporca verità. Non pensare di riuscire mai ad attirare la loro attenzione, dove loro sono i custodi dei cancelli e sono quelli che possiedono le riviste, le case editrici, quelli che scrivono le review, e sono tutti uomini, e tutti gli uomini ritengono la voce narrante di una donna troppo morbida. Ma non importa, si torna al presente, il punto è che bisogna andare a Stoccolma, naturalmente, per ricevere il premio. Una delle delizie del film è vedere nel dettaglio come sia presumibilmente vincere il Nobel. Durante il film, peraltro, mi aveva incuriosito la statistica, e quindi 853 Nobel a uomini e 51 a donne. Adesso non ci fermiamo su questo discorso, è evidente che è un problema di accesso all'educazione. Ti ripeto, secondo me era un dato interessante da leggere. Mentre si va a Stoccolma, ti puoi portare dietro anche la famiglia, a quanto pare. C'è anche Max Irons, il figlio, che si chiama David. Sull'aereo, che peraltro è un Concorde, c'è stato il momento Amar Concorde. Scusa. C'è qualcuno che vuole fare personalmente le congratulazioni a Joe. È Christian Slater, che interpreta Nathaniel Bone, che è un po' come un segugio che non molla l'osso, appunto, vedi il cognome. Vuole scrivere una biografia su Joe, con o senza permesso, con o senza l'input dei diretti interessati. E ha questo modo di personificare una sorta di slime umano, è viscido e incontrollabile. Fantastico. Mentre continuano ad alternarsi il passato e il presente, la materia si fa sempre più oscura, per cui quando arrivi a Stoccolma, benché il sessismo ritratto lì non sia lo stesso che hai visto negli anni 50-60, comunque non è lontano, perché uno, si dà per scontato che mentre gli uomini, che sono tutti uguali peraltro, vanno a fare le prove su come inchinarsi davanti al re, alle wives, alle mogli, sono riservati dei viaggi verso il centro della città per fare shopping o trattamenti di bellezza, cose di questo genere. Che va benissimo, però se non altro è limitante, no? A un certo momento viene chiesto a Joan, di cui poi ci si dimentica prontamente il nome, per cui diventa anche Jean, se abbia un lavoro, e lei risponde che è una kingmaker, ecco, lei che fa i re. Secondo me, se non hai visto The Wife, avresti già dovuto smettere prima di vedere questo video, ma certamente smetti adesso. D'altronde, secondo me, tutto quello che potevo dirti, al sicuro dagli spoiler, te l'ho detto. L'interpretazione di Glenn Close è una roba spaventosa. Mi serviva che venisse complicata ulteriormente la categoria miglior attrice. Per quanto riguarda l'Oscar contest, abbiamo solo, sempre tra virgolette, quella nomination lì da gestirci. Ti consiglio veramente di vedere The Wife e ti consiglio di non lasciartelo rovinare dagli spoiler che seguono. Ti abbraccio se non l'hai visto e ci vediamo domani, ciao! Se come me sei rimasta lì a bollire come una pentola di fagioli, e come mi è venuto bene stavolta.
Ogni tanto faccio 6-7 tentativi perché vengono... Mentre continuiamo a vedere Joe che diventa sempre a sua volta più viscido, perché a quel punto si mette anche a flirtare con la giovane fotografa che lo deve seguire per lavoro e allo stesso tempo lo vedi attraversato da un'ansia che lo vedi subito che non è solo nervosismo e comincia a dire a Joanna delle frasi che di solito la gente innocente non dice, tipo tranquilla, non siamo cattive persone. Mentre questo succede, arriva secondo me un altro dei momenti grandiosi del film, e cioè quando ci siano delle coppie che, come in un incontro di scherma, si incontrano. C'è sempre Glenn Close in mezzo, quindi da una parte quando Glenn Close e Christian Slater si affrontano, bellissimo perché non capisci chi sia il gatto e chi sia il topo, e poi quando finalmente Glenn Close esplode e c'è quel litigio tra lei e Jonathan Pryce, che è una di quelle litigate quando saltano tutti i paletti e dici tutte le più crudeli e terribili verità di una relazione. Ho letto una review in particolare dell'Independent che era incredibilmente negativa e diceva che The Wife non è veramente credibile e io non ero d'accordo per niente, cioè non c'è stato neanche un momento in realtà dove ho dovuto sospendere l'incredulità. Tanto che a un certo momento quell'articolo, come al solito ti metto il link nel box, dice non ha senso perché benché magnifica, Glenn Close interpreta Joan a volte come una casalinga oppressa e il momento successivo come una rabbiosa Clitemnestra. The Wife semplicemente non suona autentico, non è credibile che una donna con così tanta forza di volontà abbia mai accettato di rimanere per sempre seconda umilmente come questo film suggerisce. E secondo me questo è proprio sbagliato, perché c'è un momento in uno dei flashback quando si vede Joan che scrive e secondo me quello è il momento in cui c'è, è vero allora forse, un po' di satira. All'inizio avevamo sentito Joe parlare sempre in pompa magna e con grande autocoscienza di come uno scrittore debba scrivere come se fosse respirare. Lei è appena diventata madre o quantomeno ha un bimbo piccolo che urla mamma e non ce la può fare, lei deve scrivere. Quindi è un po' una condanna e una conferma di Joe allo stesso tempo, no? Quello che aveva detto lui è vero, ma non riguarda lui, riguarda lei. Specialmente perché poi il discorso di lui andava avanti, cioè senti di dover scrivere sopportando la solitudine, sopportando il fatto che la tua famiglia intorno a te ti dica ma insomma smettila, trovati un lavoro vero, eccetera. È esattamente quello che ha fatto lei. Ti ripeto, sono rimasta allibita dall'abilità di Glenn Close di dire un sacco di cose con, non lo so, una palpebra che vibra. Ho letto un altro articolo che criticava tanto la storyline un po' edipica come qualcosa di goffo, inutile e superficiale. A me non era sembrato, anzi anche quello mi era sembrato credibile. Quest'articolo diceva anche che la parabola femminista sul perché lei non abbia avuto successo era a sua volta superficiale, goffa e priva di senso. Di nuovo, io non ero d'accordo. Onestamente non ho veramente fatto caso alla regia. Nella prima metà del film forse ero abbastanza lucida da segnarmi delle cose da dire in testa e poi mi sono accorta quando il film è finito che non avevo più preso appunti perché ovviamente ero stata inghiottita dalla storia. Non ho fatto caso alla regia perché forse, non lo so, adesso che ci ripenso a freddo mi viene da dire che a tratti possa essere un po' teatrale, per cui lasci fare a Glenn Close appunto che è straordinaria, ma anche Jonathan Pryce è veramente molto bravo a interpretare il vanesio pavone che è tutta la vita, che cita sempre James Joyce e se ne va in giro con le noci in tasca, che all'inizio potevano essere un dettaglio carino e poi invece diventano un misero trucchetto un po' patetico. Vorrei sapere se hai letto il libro, perché io adesso sono molto molto curiosa, voglio capire come sia soprattutto una satira. A te è sembrato satirico, ti è sembrato comico, cosa ne hai pensato di The Wife? Fammi sapere se secondo te Glenn Close ha delle chance. Prima di vedere The Wife, io ero convinta su Olivia Colman, che è vero che ha vinto il BAFTA, però adesso, secondo me, questa è la Oscar. Non vedo l'ora di vedere per chi voterai. Come al solito, se è già tutto deciso o se magari hai una rosa di possibilità che puoi inserire tutte quante, il link per l'Oscar Contest è qua sopra, c'è anche nel box insieme a tutti gli altri link utili. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!